Buongiorno bambini, oggi andiamo avanti sul libro blu e iniziamo un argomento nuovo. Si tratta della divisione esatta. Chi non ha ancora preso il libro lo può prendere ora. Leggiamo insieme. Osserva e rispondi. Raggruppa per 3 queste 15 stelle. Quindi dobbiamo fare dei gruppi da 3. Potete usare la penna o la matita, come preferite. Quindi facciamoli così rimangono più ordinati. 3, 3. Quindi ogni 3 stelle facciamo un insieme, un gruppo, d'accordo? Quanti gruppi hai formato? Contiamoli insieme. 1, 2, 3, 4, 5. Scriviamo qua 5. Se vado troppo veloce, mettete pausa, eh? Restano fuori delle stelle? Guardate bene, qua ci sono delle stelle fuori dai gruppi? No. Quindi una bella crocetta sul no. Il 3 è contenuto nel 15 quante volte? Allora, attenzione, eh? Il totale delle stelle è di 15 stelle. Noi abbiamo diviso in gruppi da 3, quindi abbiamo diviso per 3. Quante volte il 3 è contenuto dentro al 15? Contiamo i gruppi. Una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte, 5 volte. Quindi 5 volte. 15 diviso 3 uguale 5, con resto 0, perché non c'è nessuna stella che è rimasta fuori dai gruppi. Questa si chiama divisione esatta. Si chiama divisione esatta perché non c'è il resto, quindi nessuna stella è rimasta fuori. Adesso vediamo gli esercizi. Raggruppa come indicato e completa le divisioni. Allora, il primo lo facciamo insieme. Per il secondo mettete pausa e lo provate a fare da soli e poi controllate. Quindi facciamo gruppi da 2 lepri, mi sembrano lepri. Un gruppo, 2 gruppi, voi fate di meglio, eh? 3 gruppi, ok? Sono in tutto 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lepri diviso per 2 gruppi da 2, ok? Quindi noi dobbiamo scrivere qua diviso 2 perché dentro ogni gruppo ci sono 2 lepri, d'accordo? Ora, come facciamo a dire il risultato di questa divisione? Contando i gruppi. Quanti gruppi da 2 abbiamo fatto? Un gruppo, 2 gruppi, 3 gruppi. Il risultato della divisione è 3, perché 6 lepri diviso per 2 fa 3. Ora dobbiamo raggruppare per 5, quindi dobbiamo fare dei gruppi da 5 fiori. Mettete in pausa e provate da soli. Ora lo facciamo insieme. Un gruppo da 5, il secondo gruppo da 5. Quanti gruppi abbiamo fatto? Allora, dobbiamo scrivere 10 diviso 5, perché il raggruppamento era per 5. Quindi 10 margherite diviso 5 fa 2 gruppi. Ora vediamo se riesco a scendere. Ecco, a farvelo vedere bene. Ok, adesso proviamo a fare l'esercizio 2 insieme. Non troppo grande se non si vede. Facciamo così, vedete solo lo schermo. Allora, 9 diviso 3.
9 oggetti diviso per 3 alla volta. 3 più 3 più 3 fa 9. Quindi 9 diviso 3. Pensateci un attimo. Intanto prendo la penna. Esatto, tre. Infatti lo posso subito controllare guardando l'operazione inversa. 3 per 3 fa 9 e quindi è giusta. Partendo dal fondo e facendo qua una moltiplicazione, ho subito la prova per vedere se ho fatto la divisione giusta. Proviamo di nuovo. 15 diviso 3. Se io divido in tre gruppi per tre oggetti, diciamo 15, abbiamo 5 più per 3 che fa 15. Quindi qua fa 5. Adesso mi sono un po' impappinata, ma se io divido 15 oggetti per 3, quindi a gruppetti di tre cose, per esempio, se avete 15 matite, fate i gruppetti da 3, vedrete che avrete 5 gruppetti. Allora, io direi che questo esercizio lo fate da soli. Se riuscite, a mente. Se non ci riuscite e va benissimo, usate o le matite dove ne avete, se ne avete abbastanza, perché poi ci sono dei numeri grandi, oppure cercate di ricordare le tabelline, per esempio. In questo caso qua, 49 diviso 7. Nella tabellina del 7, quando ho il risultato 49? 7 per 7, 49. Quindi questo sarà il risultato. Nella tabellina, vediamo un altro numero grande, 44 diviso 4. Nella tabellina del 4 io so che arrivo a 40, quindi 40 fa 10. Se io faccio 40, che è per 10, più 4 fa 44, quindi sarà 11. Queste che diciamo sono quelle un po' più difficili, ve le faccio io. Adesso provate voi. A presto, ciao ciao!